Gli anni passano, ma sul suo volto sembrano non lasciare segni. Merito di madre natura o di qualche chirurgo estetico? Ai Rolex Master di Tennis 2018, Charlene Whitstock appare più bella ed elegante che mai, mostrando al mondo il suo nuovo look. 40 anni compiuti da poco, la principessa di Monaco ha scelto un nuovo taglio di capelli super corto e molto più sbarazzino, che la rende incredibilmente sexy e piuttosto diversa rispetto a quando sfoggiava una rassicurante chioma medio-lunga dal colore più chiaro, delicatamente raccolta dietro la nuca. La bella Charlene oggi mostra anche un make-up più deciso, portando con disinvoltura un rossetto rosso fuoco che difficilmente passerebbe inosservato, soprattutto se abbinato a un paio di tacchi a spillo dell'identico colore che spezzano il bianco e il blu dell'outfit, che ricorda fortemente quello, sebbene più casto e sobrio, indossato per la stessa occasione nel 2011. Quella dolcezza immortalata 6 anni fa sui campi di Terra Rossa ha lasciato il posto a una ritrovata sensualità. Ma guardando da vicino il volto di Sua Altezza, anche i meno acuti degli osservatori non hanno potuto fare a meno di notare come i lineamenti sembrano essere cambiati. I più maliziosi insinuano che la moglie di Alberto di Monaco abbia ceduto alla tentazione di qualche ritocchino, lasciandosi prendere troppo la mano. Insomma, per Charlene si apre un nuovo capitolo in fatto di stile, ma speriamo non ecceda con gli interventi estetici. A noi sembrava già perfetta anche in versione acqua e sapone.